In collegamento in diretta con Chieti, dove vedo Paolo Renzetti, che ringrazio, così come ringrazio l'ospite, il sindaco del comune di Chieti, Diego Ferrara. Buon pomeriggio. Grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori da Palazzo di Città. Ringrazio anch'io ovviamente il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara, sindaco, comune al lavoro alla Cremente ormai da settimane per questa campagna vaccinale. Questa mattina c'è stato un incontro con la stampa per fare un po' il punto della situazione. Avete individuato delle zone, dei luoghi, soprattutto allo scalo, nella parte bassa della città, dove poter effettuare queste vaccinazioni. Allora, cosa è emerso, cosa è venuto fuori? Allora, sono già diverse settimane che l'amministrazione, in accordo con la direzione della ASL, cercava dei luoghi nello scalo soprattutto che avessero le caratteristiche di centri sanitari aggiuntivi alle sedi vaccinali di Chieti Alta, allocati nell'ex ospedale Santissima Annunziata. Tra queste sedi l'asilo, l'ex asilo Peter Pan, il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara e il centro espositivo della Camera di Commercio nel Foro Boario. La prima scelta è stata dall'inizio l'ex asilo Peter Pan, in quanto l'amministrazione, attraverso una lettera di intenti e una convenzione con la ASL, vorrebbe tuttora che, passata la pandemia e quindi la fase emergenziale della vaccinazione, questo locale, con tutte le caratteristiche anche antisismiche strutturali, diventasse e diventi distretto di base di Chieti Scalo, che oramai da diversi anni è chiuso. Se non che dalla ASL abbiamo avuto una interlocuzione dubbia, nel senso che sembra non essere propensa ad aprire il distretto di base, ma solamente a spostare in questa sede il consultorio familiare, che attualmente è allocato in un locale della ferrovia a Chieti Scalo. Pertanto proponiamo alla ASL il piano B, ovvero sia il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara, che già da domani può essere pronto all'uso, in quanto è stato già utilizzato per due campagne di screening di massa con il tampone antigenico. Sindaco, questa disputa, se così la vogliamo chiamare, con la ASL, secondo lei è risolvibile? Ci sono i margini per poter arrivare ad un accordo? Ma è già risolto, nel senso che nel momento in cui la ASL ci dice l'ex asilo Peter Pan, una volta finite le vaccinazioni, non diventerà distretto di base come l'amministrazione voleva e vuole, viene inevitabilmente eliminata come possibilità. Ma ripeto, se avessimo dato solo quella possibilità, io mi sentirei in difficoltà, ma abbiamo, ripeto, il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara già pronto, abbiamo il centro espositivo della Camera di Commercio al Foro Boario e non dimentichiamoci che la ASL è proprietaria di un immobile, l'ex Inam di via Martiri Lancianesi, in ottime condizioni statiche e strutturali, che potrebbe diventare un'ulteriore sede vaccinale nel centro storico. Quindi qui non è un problema di sedi vaccinali, il problema appunto è dei vaccini che devono arrivare e che quindi ci permette di iniziare alacremente questa campagna. Sindaco, allora abbiamo parlato, stiamo parlando ovviamente di vaccini, di vaccinazioni, ovviamente la domanda è anche un'altra: qual è la situazione ad oggi a Chieti? Mi corregga se sbaglio, nel fine settimana i dati del weekend, venerdì, sabato e domenica, hanno detto che, seppur con numeri leggermente inferiori, la situazione sta migliorando.
La situazione sta migliorando, abbiamo avuto i dati del weekend, quindi comprensivi di venerdì, sabato e domenica, con 45 positivi, quindi un numero spalmato su 3 giorni, inferiore ai numeri della settimana scorsa, che già erano in stand-by intorno alle 20, ai 20 positivi al giorno. Quindi diciamo che i dati ci incoraggiano ad essere ancora ottimisti. Bisogna dire che il dato di riferimento è sempre quello datoci dal Comitato Tecnico Scientifico, ovvero sia di non superare i 125 contagi nella settimana su 50.000 abitanti. Fino alla settimana scorsa eravamo ovviamente superiori a questo valore, però sono molto ottimista che la settimana che sta per entrare possa portarci diciamo dei dati migliori e più confortanti. Jacopo, a te la linea per una domanda con il sindaco di Chieti. Sì, buongiorno sindaco, con lei più che altro una considerazione rispetto alle strutture e ai posti, perché non più tardi di qualche ora fa il commissario straordinario, il generale Figliuolo, ha detto che nel secondo trimestre le dosi arriveranno e arriveranno davvero in massa, e peraltro chiaramente con proporzioni differenti, però per esempio a Milano il parco di Trenno, dove erano stati fatti i tamponi, gli screening di massa, adesso è stato riconvertito ad un centro di vaccinazione drive-thru, fatto in 5 minuti scendendo dalla macchina e poi attendendo al parcheggio. Ecco, anche per i capoluoghi di provincia che riguardano la nostra regione è un tema che da qui in avanti, soprattutto da aprile in poi, può essere aperto, e nel caso soprattutto i capoluoghi potrebbero aver individuato già delle zone dove fare il vaccino in quest'altra modalità? Ma guardi, prima parlavo del centro espositivo della Camera di Commercio in una zona periferica di Chieti, ma comunque facilmente raggiungibile, con più siti di entrata e altri di uscita diametralmente opposti, con parcheggi ampi, e quindi sicuramente abbiamo la possibilità di affrontare le esigenze della popolazione. Per quanto riguarda la popolazione insistente nelle parti centrali della nostra città, ci sono già le strutture che stanno lavorando all'ex ospedale Santissima Annunziata, e quindi noi siamo certi come amministrazione di riuscire a far fronte alle esigenze di tutta la popolazione. L'importante, continuo a ripetere, e non debba essere un mantra inutile e fastidioso, occorrono appunto che questi vaccini arrivino in grande quantità. Un'altra considerazione, poi ovviamente la lascio a Paolo Renzetti per la chiusura. Io non so se voi avete avuto, insomma, un feedback rispetto a qualche timore, peraltro ingiustificato, come hanno detto anche le autorità sanitarie, rispetto alle dosi del vaccino AstraZeneca. Non so se voi avete avuto anche qualche relazione su persone che magari erano in procinto di doversi vaccinare, che poi hanno avuto qualche perplessità, se non addirittura rifiutato. Allora, partendo dal presupposto che qui nel capoluogo e in provincia, che io ne sappia, non si sono avuti casi di reazioni avverse importanti, era inevitabile che tantissime persone ci telefonassero, a me in particolare come medico di medicina generale, per esternare le proprie perplessità e le proprie paure. Nei limiti del possibile, e considerando il carattere di ciascuna persona, di ciascun paziente, ho cercato di tranquillizzare per quanto mi fosse possibile.
ripetendo a tutti che il rapporto costo-beneficio della vaccinazione è enormemente e fortemente bilanciato verso i benefici e quindi la positività di vaccinarsi, perché solo con questo metodo noi riusciremo ad uscire fuori da questo incubo e da questa pandemia. È chiaro che gli effetti indesiderati vanno distinti tra quelli prevedibili, come la febbricola del giorno dopo, i dolori articolari, la spossatezza, che poi lasciano il campo al rinnovato benessere dopo 24-48 ore, ad episodi importanti e gravi di cui siamo venuti a conoscenza attraverso i mass media, ma che, come tutti sanno, sono ancora oggetto di indagini sia di tipo medico-legale che della magistratura. Sindaco, per chiudere, una domanda che esula un po' dall'aspetto sanitario, medico di questa pandemia, perché anche Chieti è zona rossa come molti altri comuni della nostra regione, tanti negozi sono chiusi, tante attività sono ferme ormai da tempo. Che messaggio si sente di lanciare agli esercenti, a coloro che in questo momento stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia? Allora, due messaggi. Il primo è che sono certissimo che il governo riuscirà a ristorare tutti nella maniera più rapida possibile e più soddisfacente. Il secondo messaggio è di non solo di speranza. Io sono convinto che con la campagna vaccinale portata a termine per l'estate prossima potremo sicuramente tornare a vivere una vita normale, perché purtroppo, diciamocela tutta, questa vita che da un anno stiamo conducendo avanti non è una vita normale. Io mi metto nei panni non solo dei commercianti che stanno veramente in una crisi inimmaginabile, ma anche e soprattutto della scuola. Io ho dei nipoti in età scolare ed asilo che veramente sono frastornati, dove solo la solerzia e la capacità dei genitori e dei nonni di distrarli da questa situazione per loro anomala sta dando dei risultati. Però immagino tante famiglie che non hanno dei caregiver capaci di far sopportare queste privazioni e come si possano sentire. Io quindi sono non solo speranzoso, ma sono convinto che in estate torneremo a fare una vita normale. E questo è l'augurio di tutti, davvero così ce lo auguriamo. Grazie al primo cittadino, al sindaco di Chieti, Diego Ferrara, grazie a Loris Bernardo per l'assistenza tecnica. Da Chieti, linea che può tornare allo studio. A te, Jacopo.